Eccoci qui per una nuova puntata di FVG Tech. Oggi parleremo di e-commerce, tecnologia e fiducia. Con me Andrea Carboni, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito, Gabriele. Allora, noi ci vediamo come sempre dopo la sigla. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben ritrovati in studio. Dicevamo ben ritrovati in studio, regia, per favore. Lo studio qua dietro. Ok, grazie mille, perfetto. Dicevamo ben ritrovati in studio. FVG Tech, e-commerce, fiducia degli acquirenti, tecnologie utilizzate, novità, recensioni con Andrea Carboni, che si occupa proprio di questi aspetti ed è un fantastico imprenditore e start-upper. Buongiorno, grazie a tutti. Allora, poi parleremo della tua piattaforma che negli anni 90 io avrei chiamato Portale, ma prima di tutto, visto che tu hai davvero il polso della situazione, come sta l'e-commerce in Italia e soprattutto la pandemia, almeno una cosa di buono, l'ha fatta tipo aumentare l'utilizzo dei mezzi digitali per gli acquisti in Italia? Beh, decisamente la pandemia, secondo la maggior parte degli analisti, ha creato un'accelerazione che ha reso possibile in poco meno di 2 anni ciò per il quale avremmo impiegato probabilmente 10 anni, cioè teniamo conto che solo gli acquisti complessivi dell'online prima della pandemia erano fermi a circa il 5,6%, oggi quasi il 30% di tutti gli acquisti avvengono online, caspita. Ragazzi, sono numeri davvero impressionanti e tu ne hai ben d'onde perché, lo dicevamo prima, hai una piattaforma tipo TripAdvisor, ma per gli e-commerce, quindi hai censito, proprio ve ne siete occupati voi di censire gli e-commerce italiani. Quanti ne avete di e-commerce nella vostra piattaforma? Quanti ce n'è in Italia? Ma soprattutto, vengono utilizzati anche adesso che la situazione sta un po' migliorando e possiamo andare fisicamente nei negozi? Sì, adesso siamo in una situazione ovviamente di stallo, di normalità, siamo un po' a regime, no? Però comunque oramai abbiamo passato il 20% degli acquisti online, per cui questo è comunque un dato stabile che rimane tale, insomma, no? Rispetto al picco del 30 di cui vi ho parlato poco fa. Sì, noi abbiamo, hai detto bene, abbiamo censito tutti gli e-commerce italiani, in questo momento noi abbiamo un dato reale che è di 53.000 e-commerce di piccole e medie dimensioni presenti in Italia, che sono circa il 67% del transatto complessivo italiano. Non ci sono solo i big, c'è anche questo ecosistema di commercio online che noi vogliamo aiutare a diventare sempre più sostenibile, sempre più sicuro e di qualità, dentro cui ci sono eccellenze italiane, tipicità italiane, ci sono veramente degli e-commerce con un volto umano che peraltro rispondono al telefono e che dall'alba al tramonto si occupano di curare appunto il proprio e-commerce, il proprio negozio. Anche perché messi da parte i marketplace importanti dove su molti si possono affacciare i piccoli per vendere attraverso quelli. Ma uno che ha una piccola bottega, no? Lo dicevamo in un'altra puntata, io compro la farina da un mugnaio perché ha un bellissimo e-commerce e tra l'altro ha un blog con tutte le ricette da fare con le sue farine, quindi ha tutto un ecosistema bellissimo. La vera potenzialità italiana, visto che siamo figli della microimpresa, della media impresa, della piccola impresa, anche il piccolo e-commerce è una risorsa importantissima. Lo dicevamo nell'altra puntata, sono dei luoghi dove trovare delle eccellenze incredibili, spesso anche, vista la qualità, a dei prezzi più abbordabili che nello stesso negozio, perché spesso chi ha proprio il negozio o chi produce finalmente si è messo sull'e-commerce, quindi voi, proprio attraverso la vostra piattaforma, che ti prego di dirmi anche come si chiama e perché è nata, fate proprio questo lavoro, fate emergere i piccoli e-commerce delle eccellenze italiane. Sì, esattamente, questo è il discorso, hai detto bene tu, eShoppingAdvisor.com è il nome della piattaforma, web platform, negli anni 90 sarebbe esattamente stato definito un portale all'interno del quale trovare tutti i piccoli e medi e-commerce italiani con un motore di ricerca che ne consente una ricerca semplice e veloce e soprattutto con un rating di valutazione, quindi con una votazione che non facciamo evidentemente noi, ma gli utenti quando scrivono le loro recensioni, che aiutano appunto alle altre persone
a capire, a misurare il livello di sicurezza e affidabilità appunto di questi e-commerce. Il concetto è: se c'è qualcosa che vuoi comprare, noi ti diciamo chi lo vende, e ovviamente lo trovi tu tra i piccoli medi e-commerce presenti nel portale, e ti diciamo se quell'e-commerce è sicuro o meno. Ma soprattutto ci dite che ce n'è tanti di e-commerce, quindi vuol dire che davvero, anche grazie alle tecnologie, insomma, che hanno semplificato la vita di chi vuole aprire un e-commerce, finalmente possiamo comprare davvero di tutto. Ma dicevamo proprio fuori onda che ci siamo conosciuti in epoca di lockdown, dove abbiamo fatto dei progetti, delle dirette, abbiamo parlato alle persone in maniera semplice di tecnologia, ricordo che eravamo in tantissimi, insomma, delle dirette con tantissime persone, e lì ci siamo conosciuti, avevi questo progetto davvero che stava spingendo molto. Oggi ci rincontriamo dopo un anno, due anni, ho visto, premiati qui, premiati lì, articoli di giornali, interviste dappertutto, il paragone con TripAdvisor, ma per gli e-commerce, insomma, tanti passi da gigante, ormai siete consolidati. Ricordo che Andrea davvero porta avanti il progetto con Etica, e quindi i sistemi di protezione per le recensioni, eccetera, la piattaforma è davvero Etica. Ma qualche novità per il futuro? Ve ne state seduti sugli allori, oppure vi scotta sempre la sedia e pensate sempre a qualcosa in più? Beh, ci scotta sempre, c'è sempre quella tensione creativa che dura 24 ore, non solo per noi founders, ma per tutto il team, insomma, no? È evidente che dobbiamo andare nella direzione di aiutare sempre più i piccoli medi e-commerce a emergere e prosperare sul web, nonostante la presenza, diciamo, ingombrante ovviamente per i piccoli, dei grandi marketplace, che evidentemente consentono di trovare con estrema facilità e di avere in tempi molto rapidi il prodotto oggetto di ricerca, per cui non potevamo che lavorare in questa direzione. Quindi abbiamo inaugurato un nuovo tool che risponde all'indirizzo e-commercesicuro.com, attraverso cui gli utenti in due secondi reali possono verificare se l'e-commerce presso il quale si apprestano a fare un acquisto è sicuro e affidabile o meno, semplicemente digitando l'URL, quindi nomeecommerce.com. Noi analizziamo 14 parametri tech e ti diciamo esattamente se quell'e-commerce è sicuro o meno. E questo è molto importante perché, insomma, aiuta le persone a prevenire eventuali truffe o disservizi. Un tool importantissimo perché, insomma, lo sappiamo, su internet c'è davvero di tutto. Noi tifiamo per i buoni, tifiamo per i piccoli negozi che si mettono online con serietà, magari all'inizio con qualche difficoltà tecnica, però sono lì e vi rispondono al telefono. Quindi la tua piattaforma, il nuovo servizio che date, secondo me è fantastico, perché non è che tutti noi possiamo fare un'analisi tecnica, no? Invece voi col vostro fantastico software in due secondi ci dite tutto. Ma così, non l'avevamo preparata, ma come ti è nata questa idea di fare proprio un sito con le recensioni degli e-commerce? Ma sai, le cose arrivano spesso dal quotidiano, cioè da esigenze reali che hai quotidianamente, per cui quello che accadde nel 2015 in una torri d'estate sarda, esattamente a Cagliari, come potrai notare dall'accento, che io provocai l'amico d'infanzia, no? Insomma, molto tipico, però è la storia reale di come è nato il Shopping Advisor, in merito al fatto di trovare un progetto che fosse in grado di impattare positivamente sul successo delle persone, delle aziende, insomma, che gli aiutasse in qualche modo a emergere, un progetto che voleva essere etico. Ecco, lui ci ha pensato un attimino, il giorno dopo arrivò da me e mi disse: ma sai cosa, Andrea, ho appena comprato una barca a vela, non riesco a trovare le attrezzature per riuscire a navigare, insomma, no? Quelle classiche che ti servono, soprattutto perché parlavamo di una barca a vela che ancora ha, grazie a Dio, ma di seconda mano, condivisa con 11 persone, peraltro, no? Per cui trovò una forbice di prezzi pazzeschi e non riusciva a capire quali siti erano affidabili e quali no. Arrivo da me, io facevo l'imprenditore anche all'epoca, e mi disse: ci vorrebbe un trip advisor per e-commerce. E da lì ci siamo attivati. Ed eccoci qua, sono passati 6 anni, li abbiamo censiti tutti, 5.000 sono regolarmente registrati, li utilizzano i nostri servizi per raccogliere in automatico le recensioni, per gestirle e analizzarle, e altri 400 usano i servizi, come dire, automatizzati, servizi avanzati, per cui, insomma, passato del tempo, devo anche ammettere, anche per spezzare un po' una lancia rispetto anche al sistema di incentivo alle idee che, insomma, hanno dell'alto potenziale, che anche i fondi, tra cui Cassa Depositi e Prestiti e il Venture, insomma, per fare alcuni nomi, hanno creduto nel progetto, hanno investito pesantemente sul progetto,
consentendoci di chiudere il round, che a loro volta ci hanno consentito di potenziare questo progetto e di renderlo quello che è ora e quello che sarà in futuro. Ma anche perché, da quello che ho capito, da quello che vedo sui social, da quello che condividete, è vero che fate un servizio per chi deve comprare negli e-commerce, è assolutamente è chiaro, ma date anche dei servizi a chi l'e-commerce li ha, quindi uno si può iscrivere, lo aiutate ad emergere, perché in mezzo ai motori di ricerca, insomma, vincono sempre gli stessi, ma gli date anche dei servizi da utilizzare sul suo sito. E fin qui direi che il progetto è assolutamente interessante, ma a me piace il discorso di avere il polso. Siete ormai diventati quelli che sanno come si sviluppano gli e-commerce e i piccoli e-commerce e la vendita online in Italia. Ma tra le recensioni e quello che leggete, quello che scrivono sul vostro sito, cos'è che vuole la gente, soprattutto da un e-commerce grossi americani a parte? Cioè, quando uno va su un sito che magari non conosce, che vuole comprare, le prime cose che vuole avere, quali sono? Beh, sono abbastanza tipiche, Gabriele, qui non mi invento nulla, perché alla fine sono sempre quelle cinque, insomma. L'utente, siamo pigri in generale, insomma, ma su internet siamo diventati gioco forza. È l'abitudine, no? Abitudinari, quindi pigri. Quindi quello che vogliamo trovare con un click il prodotto oggetto di ricerca, vogliamo poterlo acquistare in modo altrettanto veloce e vogliamo che ci sia venduto al minor prezzo possibile rispetto a tutti gli altri, quindi attraverso un confronto vogliamo averne certezza e soprattutto vogliamo che ci sia consegnato ieri, ok? Anche se poi quel libro rimane sul nostro comodino magari per una settimana, però vogliamo, ecco, averlo immediatamente, quasi in due ore, magari con un drone che ce lo consegna immediatamente. Insomma, queste sono le abitudini che purtroppo portano le persone anche a essere truffate spessissimo, perché sui big deal online i servizi non esistono e quindi ovviamente non sono presenti i siti che vendono servizi, e soprattutto sono poco presenti anche i prodotti di nicchia quando parliamo di gastronomia, enogastronomia, artigianato, quindi tipicità, eccellenze italiane. È abbastanza improbabile che questi siano presenti su big deal online. Ecco perché bisogna stare molto attenti durante gli acquisti su questi e-commerce, soprattutto se meno conosciuti, con poche recensioni, con poche referenze, insomma. Ma è ovvio, cioè, come abbiamo detto prima, di tutto. Allora, facciamo così: tre consigli che uno deve guardare su un e-commerce che non conosce per capire se bene o male almeno l'azienda esiste o comunque è qualcosa di reale. Tre cose al volo, semplici semplici. Beh, per la prima, insomma, mi inviti a nozze, le recensioni devono essere presenti, devono essere reali, perché spesso le recensioni sono quasi sempre presenti, ok? Ma se ci clicchi c'è spesso un oggetto statico che non porta a nessuna pagina nella quale è possibile consultare, leggere una per una queste recensioni e quindi verificare se siano scritte da persone reali, quindi lì ci deve essere non un avatar ma magari una foto, un nome e un cognome. Quindi utenti possibilmente certificati, magari da piattaforme esterne, perché se il sito se la suona e se la canta da solo, per cui le modifiche se le scrive da solo, queste recensioni è un problema. Ora, non siamo l'unica piattaforma esterna, che sia Shopping Advisor o che sia un'altra, l'importante è che sia un ente certificatore terzo indipendente. Un altro consiglio è quello di verificare, peraltro è obbligatorio in Italia, la presenza dei dati di contatto nel footer, tipicamente nella parte bassa del sito, quindi un indirizzo, un numero di telefono, magari presidiati, quindi provare anche a chiamare quel numero di telefono e magari con Google Map andare anche a verificare quell'indirizzo fisico per verificare se esiste quell'azienda. Altra cosa, verificare se rispetto alle medie di mercato il prezzo a cui mi vendono il prodotto è troppo più basso rispetto alla media di mercato. Ora, un iPhone che magari tipicamente l'ultimo uscito può costare magari 1.300 euro, non lo posso trovare a 400-500 euro, a meno che non sia un usato. Diversamente devo veramente dubitare tantissimo. Un altro metodo, peraltro anche che le principali trasmissioni televisive che si occupano di truffe ci consigliano di utilizzare, è quello di andare magari sui principali motori di ricerca come Google e digitare il nome dell'e-commerce e spazio la parola truffa. Se c'è qualcuno che ha truffato, ci sono oramai infiniti forum, mi viene in mente Quora, dove è possibile fare delle domande e ricevere delle risposte, ma mille altri dove, se c'è qualcuno che ha truffato, vi posso garantire che c'è una persona dall'altra parte, piuttosto, usiamo la parola, alterata, che ha scritto sicuramente qualcosa di negativo e che ha pronunciato la parola truffa,
e quindi in qualche modo ce ne traccia. La rete non perdona nel bene o nel male, direi in questo caso, grazie a Dio, quindi usiamola in modo intelligente. Come una volta andavamo dagli amici a chiedere di persona com'è quel negozio, com'è quel ristorante, oggi andiamo magari sui motori di ricerca e cerchiamo il nome dell'e-commerce, se non altro. Esattamente. Anche perché negli anni 90, vi ricordate quando leggevamo sui giornali compra un videoregistratore in autostrada, porta a casa la scatola e c'ha dentro i sassi? Ecco, è la stessa identica cosa. Un iPhone a 300 euro, se è nuovo, difficilmente è reale. Anzi, non lo è. E qui i consigli di Andrea sono assolutamente da seguire, anche perché sono facili, sono gratis, sono già davanti al vostro monitor e stanno dentro a internet, che per quanto riguarda noi tifiamo, come abbiamo detto, per i buoni e per le belle cose. Ma alla fine tu hai notato per caso un aumento dei piccoli e-commerce di cui parlavamo, come il negozietto fisico? Perché oggi uno ha già il negozio, ha già i prodotti, può già mettere lo scontrino, comunque vendere in maniera fiscalmente, è già lì, cioè sono aumentati, oppure è ancora difficile fare un e-commerce per un piccolo negozio? Sono aumentati a dismisura, così come è aumentato ovviamente la moria, usiamo il termine giusto, insomma, di questi e-commerce, perché all'inizio, no, anche un po' spaventati dalla pandemia, che potesse riaccadere in qualsiasi momento una cosa di questo tipo, non solo in ambito ristorazione, ma in qualunque ambito, tanti si sono buttati sull'e-commerce anziché intravederne, come in precedenza, una barriera, iniziano a intravederne un'opportunità. Il problema è che tanti non hanno capito che fare e-commerce significa portare avanti un'attività commerciale a tutti gli effetti, quindi dover curare ogni fase del processo di vendita, dal sito e dalla promessa e dalla premessa fatta sul sito, in merito al fatto che i tuoi prodotti sono effettivamente di qualità e che tu sei un e-commerce che porta avanti una gestione eccellente, sino al mantenimento di quella promessa, cioè una consegna nei tempi promessi del prodotto che l'utente ha visto esattamente in quella foto sul tuo sito. Ecco, nelle pieghe di questo processo di vendita c'è di mezzo il mare, perché veramente ci sono soggetti che pensano in 2 ore alla settimana di riuscire a gestire un e-commerce, e spesso purtroppo affidandosi anche agenzie che in qualche modo intravedono, ecco, la possibilità di far soldi sbrandando questi soggetti che purtroppo hanno difficoltà, per mancanza di formazione, di competenze, a gestire un e-commerce. Ecco, infatti anche su questo stiamo cercando anche noi di aiutarli con della sana formazione. Devo dire che però il numero di e-commerce che poi è rimasto effettivamente presente sul territorio è un numero sicuramente molto, molto interessante, perché parliamo appunto di una crescita di circa un 25% l'anno, che sono numeri mai visti, eravamo abituati a un circa 10-15%, è ovvio, è normale, come dicevo prima, che nel momento in cui c'è anche molta improvvisazione, è normale che dopo un po' di tempo, quando ti arriva una rata fissa e non riesci a vendere perché non sai come muoverti, poi alla fine desisti e quindi chiudi. Informazioni assolutamente importanti sia per chi compra sia per chi vende. Noi stiamo giungendo al termine di questa puntata dedicata alla vendita online, argomento scottante perché sempre più in espansione. Allora, per prima cosa, grazie ad Andrea Carboni di averci dedicato del tempo, essere stato qui con noi. Grazie a voi, è un grande piacere veramente, grazie Gabriele. Allora, io ovviamente sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo, vi ricordo www.fvgtech.it, dove trovate tutto l'archivio delle oltre 100 puntate ormai accumulate del nostro programma, delle pillole radio, insomma la rivista, trovate tutti i nostri social network. Prima di chiudere, ancora una volta, grazie Andrea. Grazie a voi, ci sentiamo presto, speriamo di essere stati utili con questi piccoli consigli a tutti. Secondo me sì. Ora, noi ci vediamo alla prossima puntata, se il mio capo non spegne il server che genera il mio avatar. Dall'avatar quindi digitale di Gabriele Gobbo è davvero tutto, alla prossima settimana. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it
Thank you.